Non abbiamo una data di quando siamo. Ok, credo di aver capito, è tipo uno spot pubblicitario, non vi traduco tutto, ma tipo dice di come se l'azienda tratta bene i dipendenti, loro guadagnano, e quindi tipo sì, hanno anche la protezione e assistenza sanitaria, possono avere assicurazione, possono godersi le vacanze. Chi lavora per un'azienda che fa profitto può permettersi di mettere da parte risparmi, può comprarsi una casa e... godersi la pace della vita in famiglia. E niente, poi riparte in loop. Vabbè. Buco nero. Here in fact is the answer to a dream as old as man himself. A giant of limitless power at man's command. And where was it science found that giant? In the atom. A particle so infinitely small that it takes over 100 billion atoms to make up the head of a pin. Just as other millions and quadrillions of atoms are the tiny building blocks. Which make up everything in the world. Ships, ok, l'atomo che compone tutto. And cabbages and kings. Although no one has ever here in fact is the answer to a dream as old. Chissà se sono pezzi di veri filmati di una certa epoca. Cazzo, questo sembra molto più inquietante. Cioè, è un filmato di gente che trasporta carcasse di animali in una macelleria, in un stabilimento di lavorazione delle carni, ma col fatto che è in bianco e nero, con sti rumori, sembra inquietantissimo. Ok, è tipo una propaganda, c'è qualcuno che sta vendendo fuffa, una bottiglia che dentro se lo bevi risolvi tutti i problemi. Bello. Ah, bei programmi oggi in TV.
due mesi dopo lo schianto. E adesso arriviamo al perché del titolo del gioco, anche se... insomma, la transizione di sta roba della TV è un po' strana. Questo è... collutorio? Ebbene sì. Cazzo, è incredibile. Deve esserci un oceano di sta roba qui. Questa stanza sembra infinita. Cioè, è per questa roba che hanno mandato in spedizione, in viaggio, 5 persone per un anno. Tutto questo per colluttorio? No, ok, sta cosa non ha molto senso, ma va bene. Dice, il contenuto di zucchero probabilmente non lo rende utilizzabile come disinfettante. Ora, ragazzi, non c'è neanche bisogno che vada a controllare il mio colluttorio. Cioè, sta cosa non è possibile, non esiste, cioè non c'è lo zucchero nel colluttorio, quindi non capisco. Disinfettante? Che cosa... fammi vedere. 14% etanolo. Ha! Suppongo che almeno avremo un buon odore. Esatto, ragazzino. Puoi scommetterci le chiappe. Che stai facendo? Fermati. Sta zitta. Sono solo un vecchio coso che si prende cura della sua igiene dentale. Lo senti? È il suono di 15 anni di sobrietà che scoppiano come una ciste. Una gloriosa, magnifica ciste rosso acceso. E sti cavoli, e salute. Al capitano Curly. Immagino che uno potrebbe davvero sballarsi, credo, con questa roba. Sì, e ucciderti durante il processo. Può essere vero. Io... non è possibile. Adesso possiamo andarcene in stile. Dai su che, vieni qui. Qualcuno ti ha mai insegnato a bere come un vero uomo? A bere il colluttorio come un vero uomo? E di nuovo sti caspita di tagli temporali. 6 giorni prima dell'incidente. Ok, questo è il punto dove ero arrivato esplorando il gioco, guardando video per farmi un po' un'idea. Anche se a spezzoni, quindi non avevo visto tutto, alcune cose mi erano sfuggite, è passato anche un po' di tempo, quindi non ricordavo tutto. E ho visto i trailer del gioco, quindi c'è qualche scena un po' inquietante che già conosco. A meno che non è stata cambiata durante lo sviluppo, che caspita ne so. Però diciamo che da questo punto in poi sono in blind al 100%. Non sappiamo cos'è che ha causato davvero questo incidente. C'è questo alone di questione psicologica in sottofondo, con il capitano e cosa l'ha portato a questo gesto. E poi c'è questa roba di loro che trovano questa infinità di casse di colluttorio, che per certi versi è una cosa comica per noi che guardiamo da fuori e diciamo wow, che cosa assurda, hanno trovato il colluttorio. Ma a pensarci è davvero una follia. Questi speravano che entrando nella stiva avrebbero trovato, come diceva Ania, medicine, cibo, acqua per prolungare la loro speranza. E invece c'è dell'inutilissimo colluttorio in un contesto del genere.
che siccome contiene anche una percentuale di alcol, intuiamo, visto che questa cosa dà anche il titolo al gioco, intuiamo che insomma, l'equipaggio, forse non tutti, forse gradualmente, inizierà ad assumere questa bevanda, ma forse anche per disperazione da un lato o per assenza di acqua, perché comunque cioè, è un fluido, conterrà una parte di acqua. E quindi niente, assisteremo a un declino psicologico ma anche fisico, perché non credo che all'organismo faccia bene. Cioè non solo per la componente dell'alcol del colluttorio, ma anche per tutto il resto che c'è. Berlo come se fosse acqua sicuramente fa male all'organismo per tanti tanti motivi, non solo per l'alcol. Quindi immagino ne vedremo delle belle, cioè delle brutte. Sorpresa! Sorpresa! Guarda la tua faccia! Ah, beccato! Cioè, beccato nel senso tipo... sorpreso, insomma. Sì, saluti. Congratulazioni, insomma. Wow! Qual è il motivo? Ci spetta solo una festa di compleanno in comune per viaggio, giusto? Sempre più fantastica sta azienda. Una sola festa di compleanno comunale, cioè condivisa per tutti. Quindi possiamo piazzarla quando vogliamo. Solo una persona può davvero venir sorpresa per la festa di compleanno, per ogni viaggio che facciamo. L'ultima tratta abbiamo fatto Swansea, te lo ricordi? No, non ci credo che me la sono persa. Tu eri il prossimo sulla lista, quindi congratulazioni. Mi spiace dirlo, però i tuoi obblighi sono ancora validi anche se è la tua festa di compleanno. Sei l'unico con l'autorizzazione per fare la torta. La ricetta è lì vicino alla macchina. Avanti, capitano. Bake a cake. Fai una torta. Sicuramente si ricollega con... Oh, uno mi sta scrivendo su Steam. Non so come sia possibile visto che mi sono messo invisibile. Fa pure rima. Sicuramente si ricollega col fatto che... Ma caspita, non lo so, c'hanno qualche pietra veggente che gli permette di vedermi anche da invisibile? Devo dirglielo. Deve avere a che fare con il fax, la comunicazione dell'azienda. Dicevo, lui è l'unico che può avere accesso allo zucchero, a quanto pare. Potresti per caso infilarci un pacchetto extra di dolcificante? Sto scherzando. Forse... Ah, sto decisamente scherzando. A meno che... Va bene. Posso sedermi qua? Sì, e contemplare. Ah, credo le serva lo scanner di codice. Insomma serve a tante robe, forse. Traduco sempre un po' così a volte. Sai com'è? Pony Express è
tirchia o pigra. O entrambe le cose. Di solito entrambe le cose, no? Ha intenzione di utilizzare la ricetta per la torta fornita alla Pony Express? Almeno farla per bene. Questi sono gli ingredienti, la ricetta nella cucina. Swansea adora davvero questa torta, non dirlo a nessuno. Possiamo dare fuoco alla mascotte? Non sempre è facile capire cosa dice con sta vocettina robottina. Non sembri molto contento, in realtà nessuno c'hanno le loro espressioni di default. Lei è tipo depressa, completamente senza speranza, lui perennemente incazzato con le braccia così. Lui un po' assente, leggermente scocciato, annoiato. E lui, beh, sembra più tranquillo di quanto è effettivamente. Molto gioviale, allegrotto. Scusa per la sorpresa, sta intera roba è corni, non ne ho idea in questo momento, vabbè, penso sia importante ricercare sto termine. Ma sai com'è, è una specie di tradizione ormai. Oserei dire che non vedo l'ora, insomma sto inteso che venga il mio turno. Niente, sì, no, sono d'accordo. Può cambiare? Perché doveva succedere oggi? Allora, ricetta, robe... Prendi pacchetto d'acqua. Ma sì, dai. L'acqua nei pacchetti. Non si usano manco più le bottiglie. Quello mi sa che è il mixer da cucina. Ok, vediamo un po' la ricetta. Questi sono i componenti di base. Sappiamo già che servirà il coso, quindi poi... Ah, le news dall'azienda, dopo tutti questi anni, così. Brutte notizie, mi sa che qualcuno è stato licenziato. L'hanno licenziato e per questo si è incazzato e ha fatto un suicide party forzato anche per gli altri andando contro l'asteroide? Cazzo. Water packet tastes like warm plastic, wow. È un pacchetto d'acqua al sapore di plastica calda. Molto invitante. 23:41. C'è bisogno che me lo scrivo? Senti, non si sa mai. Magari abbiamo bisogno di zuccheri. 23:41, zucchero. In realtà è dolcificante, ma vabbè. Ok, via sto coso. Questi sono i componenti. Le ricette sono qui alla fine. Pure un cocktail per festeggiare. Ricetta, delizioso! Ok... La standard multiculturale, multioccasionale torta di celebrazione della Pony Express. Oh, va bene, ok. Quindi acqua, robo giallo e zucchero. Sì. Istruzioni. Mescolare acqua con gelatina. Madonna, sembra una pessima torta. Acqua e gelatina, ok, step 1. Io ho l'acqua, la gelatina. Sì, creato. Kitchen artist for optional, sì, ci credo.
Chew before swallowing. Masticare prima di ingoiare. Sì. La produco? No. Non la produco? Oh, si è frizzato tutto. Veramente strano. Forse è questo. Ah, è lo sforna. Lo sforna piadine. Cos'era? Già non sono dimenticato. 43, 42 e 13. Così. Gelatina imbustata. Questo presumo sia il mixer, quindi gelatina, acqua e via. Questa è la ricetta della nonna. Ah, così, sembra comodo, futuristico, fantascientifico, ma comodo. Torta plain sarebbe tipo senza condimento. Condimento è torta più dolcificante. No, aspetta, dolcificante non l'ho fatto alla fine. Ho visto il codice, ma non l'ho fatta. 23,41. Posso farne ancora? Oh sì che posso, sono il capitano, posso fare quello che mi pare. Mi domando... no. A mockery of sugar. Una imitazione di zucchero, insomma. Un surrogato di zucchero. Spero la torta sia buona. Swan si ha già mangiato tutte le barrette di caramelle dal macchinette. Ok, non c'è altro. Non so come faccia il... Cioè, perché l'abbiamo messa qui. Quindi è come se la torta fosse stata risucchiata e poi sputata qui, cioè... Ah, pure la canzoncina, che bello. Prendi torta di compleanno. Regà. Tutti a tavola. Chissà che schifo, chissà che sapore sintetico. Devi fare un discorso. O deve fare un discorso, signor capitano. Sì, non puoi... Insomma, c'è via di fuga. Discorso, discorso. Avanti. Io... Ehi. Che succede? Questo è quello che c'era nel... Nel rapporto, nel resoconto dalla direzione. Noi riceveremo la paga per questa consegna. Non so altro. Ok, Kicking the Bucket, se non ricordo male, è tipo l'equivalente di andare a pancia all'aria, diciamo. Quindi tipo Pony Express finalmente è morta, insomma, ha fallito come azienda. Ah? Huh? Che assurdità. Ah vabbè, sì, che brutto scherzo, e noi siamo... Vabbè, noi siamo lo scherzo, insomma, italiano è un po' difficile da rendere così su due piedi. Io non ho risparmi. Aspetta, quindi non hanno licenziato lui, hanno licenziato l'intero equipaggio. Cioè, non è che hanno licenziato, ok, è fallita l'azienda. Non possono farlo, giusto? La Pony Express era una delle ultime compagnie ad avere dei vascelli manovrati, controllati da un equipaggio.
il destino era inevitabile, insomma, era scontato da un casino di tempo. Quando te l'hanno detto? Prima, cioè prima, questa settimana, qualche giorno fa, insomma. Mi è stato detto di aspettare. Di aspettare di trovarci più vicino alla consegna della nostra spedizione. Ma non posso tenervi nascosta una roba del genere. Quindi suppongo tu abbia ricevuto ciò che volevi? Senza la colpa? In che senso? Jim, se avessi saputo, io posso tornare alla mia, com'è che l'avevi chiamata? Vita incasinata? Anya non è mai stata a scuola di medicina, perché lei è, beh, siamo onesti. E quanti anni di ingaggio, insomma, quanti anni di lavoro può ancora fare Swansea? Daisuke starà bene. Mamma e papà gli coprono le spalle. Quindi lui almeno è a posto. E gli altri quattro si sono quelli fregati. Ma tu? Sei indirizzato verso qualcosa di più grande e migliore, vero? Il discorso che avevano fatto nella cockpit, che lui era indeciso. Ah, in quel senso quindi hai avuto quello che volevi. Cioè, per vie un po' traverse, siccome adesso è stato licenziato, Curly può cercare un altro impiego, no? Non ha più questa cosa di che faccio, continuo con questa carriera perché sono bravo a farla, oppure cerco qualcos'altro anche se non sono, cioè anche se magari poi faccio schifo. Adesso la compagnia, fallendo, ha scelto per lui perché l'ha messo per forza di fronte alla necessità, all'obbligo di dover cercare qualcos'altro. In realtà potrebbe continuare sempre come capitano, ma diciamo che questa è l'occasione adatta, ecco, forse per provare qualcos'altro. Sto solo cercando di far sì che la mia vita sia un posto dal quale non devo scappare. Questo è quello che stavo cercando di dirti, niente di più. Siamo noi quelli dai quali stai cercando di scappare. Lasciati lo sporco alle spalle ora che i tuoi stivali sono puliti, ok? Un po' un'analogia, ma non ho ben capito dove che sta andando a parare. Non è quello che intendo dire. Cosa vuoi dire? È solo che non potevi inquadrare questa situazione in un modo che ti mantenesse come eroe. Così abbandoni l'equipaggio ma rimani il capitano modello. Capisco, non ha molto senso che se la sta prendendo con Carly. Incredibile. Cosa devo fare? Mangiamoci un po' di cazzo di torta, eh? E festeggiamo, insomma, al tramonto, come dire, l'ultimo viaggio della Tulpar. E festeggiamo al capitano, alle sue nuove aspettative. Sta musica è tipo carosello strano.
Senza parole. Senza parole. Tutti senza parole. Questo è successo 6 giorni prima dello schianto. Prendi il coltello. Occhio con sto coltello, raga. Che avete tutti un po' i nervi tesi. Un largo coltello da cucina. Le regole impongono che dovrei tenerlo chiuso dietro lo scanner. Cioè, insomma, che insomma serve lo scanner per prendere sto coltello. Usa coltello. Usiamolo sto coltello. Ah, lo devo usare tipo così. Ah, tipo col mouse. Vabbè, sembra che sto tagliando il salame. Non si taglia così una torta, ma va bene. Col manico che entra nella torta si sporca tutto di pan di Spagna sintetico. Madonna, è intenso tagliare sta torta. Che ripeto, stiamo tagliando come se fosse il tacchino. Ecco là. Tre mesi dopo lo schianto. Controlla Curly. Cacchio erano quei suoni demoniaci? Ci sono nuovi commenti su sti poster? No. Polly says, are you working hard? Or are you working? No, non riesco a capire. Forse lei è con Curly? Quindi questo è il letto di Anya. Sta ancora dormendo. Sì, c'è tipo il Game Boy, le riviste, un ragazzino ancora. Non riesco a dormire, non con il rumore. Facciamo una tortina? Oh, sì, a proposito. Il colluttorio, ci sono un po' di bottiglie vuote in giro. Gente ha iniziato a sbroccare un po' parecchie. Gente ha iniziato a ubriacarsi col colluttorio. What? Ah beh, le hanno rotte per tirare fuori queste razioni. Devono durarci un sacco di tempo. Dobbiamo essere disciplinati. Suoni vengono dall'infermeria. Madonna, che suoni inquietanti. È estremamente irrequieto e dolorante, immagino. Rimangono pochi. Una volta che questi saranno finiti, non avremo più nulla per farlo stare in silenzio. Poi ti uno stronzo, perché cioè non è che ha detto quando finiranno non avremo più nulla per aiutarlo, il dolore straziante, non avremo più nulla per farlo stare zitto. Però posso anche capire che dopo 3 mesi c'è un po' di rancore nei confronti del responsabile di questa situazione. Perché non è stato un incidente, ricordiamo anche questo, quindi cioè è anche anche tanta pazienza in realtà, dopo 3 mesi dove pian pianino inizi a pensare, ad accettare che forse sei spacciato e stai per morire. Quindi posso capire, forse anche troppo magnanimo lui e anche tutti gli altri.
posso? What? Non so se... se già ha ricevuto le pillole. Trova Anya. C'è ancora sto robettino qua. E abbiamo visto nel passato la meccanica dell'ascia per togliere la schiuma. Quindi sicuramente sta roba entrerà in gioco. Mancano sia Anya sia Swans in realtà. È immenso. Ma sono davvero tutte solo collutorio. La consegna più bizzarra e assurda nella storia delle consegne. C'è questa una fornitura a vita per un intero pianeta, una colonia umana, non lo so. È anche possibile che alcuni pacchi in realtà non contengono collutorio, ma sono talmente tanti che la fatica di provare ad aprirli tutti per controllarli forse non neanche ne varrebbe la pena. Utility... bloccata, piena di schiuma. O questi sono spariti o stanno complottando nella cabina. Eccoli. Fanciulli, che succede? No, capisco perfettamente. Se è così, che deve essere? Ah, sei tu. Jimmy, anche tu non riesci a dormire? È, fra virgolette, ora di... cioè, notte. Perché state parlando così tardi? Anya, stai piangendo? No, non preoccuparti, sto bene. Dobbiamo... insomma, tutti mantenere la calma. Oh, io la sto mantenendo la calma. Non ti preoccupare, capitano. Sta di nuovo facendo rumore. Gli hai dato le sue medicine, Anya? No, deve essermi sfuggito di mente. Mi dispiace, io... ci penso io. No, davvero, sto benissimo. Ho detto che ci penserò io. Mi domando se si siano anche solo accorti che manchiamo lì al, insomma, al quartier generale. Questa è una bella domanda, perché se l'azienda è fallita, quelli magari manco gliene frega niente. A una nave di soccorso servirebbe un sacco di tempo per arrivare qui. Se non ci sono altri vascelli, non sappiamo nulla di questo mondo, se ci sono altre fazioni, umani, robe che potrebbero venire ad aiutare. Potrebbero magari... potrebbe esserci un altro vascello che potrebbero dirottare per provare a trovarci. Non è impossibile o assurdo. Suppongo tu abbia ragione. Hai trovato un qualche utilizzo per quella roba adesso? È un'abitudine. Che vuol dire? Non pensarci troppo. Sì, certo, io
Devo stare tranquillo che dopo 3 mesi inizia a scarseggiare il cibo e tu te ne vai in giro con l'ascia? Madonna, si sentono fino a qui i rumori. Che passano tipo per i condotti d'aerazione. Sto facendo il giro più lungo, vero? Perché stando di là sei arrivato al lounge. Ancora non ho memorizzato. Non è che è tanto grande, però il mio senso dell'orientamento fa sempre schifo. Rimangono pochi. Ah, sì, li ho già presi prima. Posso usarli qui, ma perché? Ah, devo avvicinarmi proprio. Madonna, che impressione. La sua bocca è chiusa. Ah, l'effetto sonoro. Avanti, piantala con il rumore. Dannazione. So cosa stanno pensando tutti. Come mi guardano. Che cosa potrei dire? E poi? Lei che cosa farebbe? Lei specifico. Non lei nel senso di lui che sta dando del lei al capitano. What would she do? Cosa farebbe lei, cioè Anya? Sembra la più emotivamente fragile del gruppo, effettivamente. Dannazione. Ed eccoci qui adesso. Io sono, insomma, nel sedile del pilota. Grazie mille, insomma, per avermi messo in questa situazione. Apri. Spero che queste ti facciano sentire fottutamente meglio. Oh mio! Oh mio Dio! Che cazzo? Jesus! Ma come se ci... Caspita, ogni volta sembra che davvero il gioco ha crashato o il mio PC ha crashato. Sì, e adesso dove, quando siamo? Sì. Emergenza. Dovremmo mangiarne un po'. Perché? È mediocre nel migliore dei casi, ovviamente. A volte puoi prenderti solo la roba scadente. È questo ciò che rende la roba buona... Beh, buona, giusto? Perché perdere tempo? Ehi. Abbiamo tutti provato a scappare. Non ha funzionato per nessuno di noi. Ci ho pensato molte volte. È questa la sensazione di pace? È così che ci si sente? E è abbastanza?
se devo essere sincero, certamente non è la cosa migliore. Quindi tutto quello che posso fare è provare a far sì che la mia vita sia una dalla quale non devo tutto il tempo cercare di scappare. A volte verrò promosso, comprerò una casa, mi innamorerò. Ma altre volte semplicemente condividerò una schifosa torta col mio amico. Attualmente sembra una cosa fantastica, no? Quindi se vuoi fare gli onori... Certo. Beh, fammi trovare un coltello. Trova un coltello. What the fuck? Dovrebbe esserci un coltello da qualche parte. Dai un'occhiata in giro, ok? Sa tanto che anche Jimmy è leggermente impazzito. Credo la cosa sia collegata a tutte queste infinite bottiglie di colluttorio vuote che non sono reali. Questa è una roba nella sua testa. Oh, aspetta, forse si sono accavallate le cose. Cioè, noi non l'abbiamo visto bere, ma abbiamo visto bottiglie vuote. Quindi qualcuno sicuramente ha iniziato a bere. Qui addirittura bloccato. Ma non può essere vero, ok? Qualche cumulo ci può stare, ma... Non la torcia, o no, no. Caspita, è buiissimo. Ovunque. Accidenti, non si vede nulla. Un pochettino di ansietta. Lo metto a sta parte. Ogni volta mi sembra che la strada per arrivare alla cabina di pilotaggio sia diversa. Beh, questo non è un coltello, ma... Ce lo facciamo andare bene. Feast. Banchetta. The fuck. Si vede un accidente. L'occhio di Curly. Cosa stracaspita devo pensare?
facciamo una chiacchierata, no? Banchetta. È tipo un salto al futuro, nel presente. È successo qualcosa di brutto agli altri e ci stiamo mangiando lui per sopravvivere? Quattro mesi dopo lo schianto. Hanno provato un po' comunque a cercare fra le scatole, perché ne mancano alcune in alto. Quattro mesi. Questa. Sì, no, che è sempre stata aperta. Ha fatto overdose di colluttorio. Quanti ne hai avuti? Insomma, quanti hai bevuto? Questi ti uccideranno prima di qualsiasi altra cosa. Lo so. È stata mia madre a trovarmi in questo tirocinio. Diceva che ero un tale perditempo o pigrone. Non lo so. Solo che non ho mai capito cosa volevo fare o cosa volevo essere. Non sono mai stato bravo in niente. Un casino totale. Non abbiamo finito ancora, Daisuke. Non siamo ancora spacciati, Daisuke. Spero solo che non se ne faccia una colpa. Che lei non se ne faccia una colpa. Per favore, prendilo. Non voglio più guardare sta roba. Prendi quell'usorio. Voglio restare solo, se va bene, scusa. Musica tipo di pace. Sta ancora bloccata. Un posto colluttorio. Uccide il 99,9% dei germi. E il cattivo alito non è altro che un sogno. Posso tipo... Posso berlo? Sembra una pessima idea. Per curiosità. Non posso utilizzarlo. Sembra esserci nulla di nuovo qui. Ok, solita roba al generatore. Niente. E la corda. Prima o poi servirà a qualcosa quella corda. È troppo strano che il gioco ci permette di cliccare su di lei. È sempre stato così qui. Io ancora non ci sto a capire niente di sta nave. Ah no, che questo è l'altro ingresso che non prendo tipo mai. Per questo mi è poco familiare. Posso sbirciare ancora fra i letti, no? Oh.
Cavolo, quello che balla con l'accetta in mano. Che cosa hai detto? Non sono riuscito a sentirti, amico. Come l'impressione a un certo punto si siano incazzati di sto coso e l'abbiano distrutto. Ci hanno messo pure parecchio in realtà, perché... Cioè, pensa che situazione assurda. Loro comunque stanno sopravvivendo grazie a sti macchinari e devono stare nell'astronave. C'ho tutti i poster della compagnia che loro detestano. Loro si sono ritrovati in questa situazione facendo questo lavoro. E cioè, assurdo. Anya contempla il colluttorio. Anya. Ah! Oh, mi è spaventata. Scusa. Ah, nessun problema. Stai pensando anche tu di berlo? Onestamente, sì. Bello sto primo piano. Uccide 99,9% dei germi. Probabilmente mi farebbe solo star male. Non sistemerebbe nulla. Per quanto mi piacerebbe. Già. Ehi, stavo pensando. Sapevi che non tutte le medicine a bordo sono nel mio ufficio? Ne teniamo alcune in un armadietto nel corridoio. Perché non hai tirato fuori sta roba prima? Era nella schiuma, non pensavo fosse possibile da raggiungere. Ma ho fatto una stima della posizione della schiuma. Credo che l'armadietto non sia tanto in profondità nella massa della schiuma. Quindi potremmo provare a romperla. Un colpo di troppo in un punto debole e verremo tutti risucchiati nello spazio. Perché sta schiuma protegge in teoria le crepe che si sono fatte nello scafo. Quindi sì, bisogna fare attenzione. Credo valga la pena rischiare. Sai, nel peggiore dei casi che succede? Uno scenario così brutto che l'idea di venire risucchiato fuori nello spazio sembra tanto brutta rispetto a continuare a stare qui, sai? Se non altro è una scusa per farsi dare l'ascia da Swansea. Sì, non mi fido molto di quell'uomo. Vedi la schiuma nel corridoio? Si può vedere l'armadietto? Sì, ok, è quello che avevo individuato. Guardalo. Sicuramente ubriaco come una spugna. Che perché, scusami, tutte ste bottiglie lei non ne ha bevuta nessuna ancora, in teoria, perché dice che ci sta pensando adesso. Qualcuno l'avrà bevuta dai suche, Jimmy in teoria no. Eccolo qua. Quindi tutte quelle le ha bevute all'ubriacone. Carly. Ancora vivo perennemente. Oh. Sono finiti. Magari ne dovremo altri proprio adesso. L'ubriaco che balla con l'ascia in mano. Jimbo! E il capitano! L'uomo con un piano! Hai finito? Mi serve quella. Questa vecchia cosa? Mi è stata affidata dal nostro precedente...
leader tragicamente, cioè il nostro leader, come dire, volto alla tragedia, insomma un sottinteso, il leader che ci ha messo in questa brutta situazione. Grande responsabilità. Ma tu lo sai bene, vero? Bello sto primo piano mentre balla. Voglio provare a prendere più antidolorifici. Fare qualcosa di utile, sai? Oh, ho capito. Vuoi cercare di far finire la festa prima del previsto? Sto cercando di salvarci. Vuoi prendere le questioni, vuoi prendere le redini della situazione nelle tue mani, eh? Fa come vuoi. Quest'uomo non sta bene. Vedere il monitor distrutto così sarebbe una riconferma che quello che abbiamo visto prima è forse in parte una cosa del futuro, dove lo schermo è rotto. Ah no, non si può parlare. Credo abbia detto... Posso tipo... Non esageriamo. Posso dare il colluttorio? No. Mi sembra già di sentire l'aeronave che si muove nello spazio di nuovo. Ah, ritorno al futuro. Vabbè, citazione al film. Credo abbia detto... Ah, ho capito, sta cercando di far finire la festa prima del previsto. Nel senso che se sbaglio adesso con l'ascia apriamo un'apertura e quindi la festa finisce prima del previsto, nel senso che moriamo tutti prima della fine del cibo e ossigeno. Cioè, nonostante ci ha comunque dato l'ascia, perché boh. Come no? Ok, adesso da qui sicuramente. Ok. Completamente ubriaco. Ma dai, basta un colpettino, dai, già si può aprire, no, eh? A posto. No, puoi proprio rischiare, Jimmy, eh? Oh, e che caspita. Antidolorifici parecchi. Qualcosa di più utile. Alcol isopropilene. Lo chiamiamo così, no, in italiano. Alcol puro. Per cioè esclusivo per uso medico. Potenzialmente letale se ingerito. Paracetamolo. Ah, non è ossicodone. Ah, questi magari sono di qualità un po' inferiore. Prenderei una pillolina io. Anzi, prenderei tutto il barattolo e la farei finita. Sinceramente, in scenari catastrofici del genere. Faccio una bevutina anziché di colluttorio di coso. Chissà se adesso... Fatto via l'infarto. Come sei arrivata qui alle mie spalle che eri là? Tacci tua. Chissà se adesso... No, questa... Ancora niente. Dai su che non provo a tornare da lui, immagino il dialogo sia lo stesso. Oh,
Oh, wow, Jim. Ce l'hai fatta. Sì, in realtà non è stato difficile una volta capito come fare. Fantastico, davvero. Sì. Odio chiedertelo di nuovo, ma... potresti dare a Curly i suoi antidolorifici? È solo che... mi rende ancora... mi fa ancora venire la nausea. Non fai sul serio. Senti. Ho sopportato i tuoi sentimentalismi fino ad ora. Ma sto cercando di risolvere la situazione, Anya. Risolvere cose, Anya. Oh, what? Cacchio, era quella roba? Sto facendo uscire tutti noi da questa situazione. Io... trova lo scanner di codice. Poi... ah, ok, sta facendo un riepilogo. Prima è trova lo scanner di codice. Poi è... scopri il codice della chiave. Prendi, lascia. Colpisci la spugna, ma non troppo. Cosa migliore di tutte? Dai a Curly la sua cazzo di medicina. Ma lo sto sopportando. Devo. Perché il capitano deve prendersi responsabilità in questa cazzo di nave. Ah, ecco che c'è su schermo. Responsibility, responsabilità. Mi dispiace. Non intendevo... vai ad assicurarti che Daisuke non soffochi nel suo stesso vomito. No, no, io posso... ci penserò io, Anya. Lo faccio sempre. Domando se ci sono altri dialoghi, se vado da loro adesso. No, ok, a quanto pare Anya non è da... Daisuke. E Daisuke dice sempre la solita roba, cioè vuole restare da solo. Ah, Curly. Ogni volta... sì, stavo pensando a questo prima. Potenzialmente letale. Non lo so, sicuramente si potrebbe fare un pensiero di vendetta così. Magari sblocca un secondo finale sta roba. Senti, eventualmente ci ritorno in futuro, ma per ora diamogli questo. Gli possiamo dare colluttorio? No. Voleva la pena provare, gli facevamo i risciacqui. Non credo che prima comprendevo il livello di pressione alla quale eri sottoposto. Cazzo, e tu avevi provato a dirmelo. I nostri peggiori momenti non ci rendono mostri, eh? Sta frase l'aveva detta Anya. Eri un bravo capitano, Curly. E lo sarai di nuovo. Insomma, ci tirerò fuori da qui ad entrambi. Yeah.
cazzo sti suoni e quell'occhio che mi penetra l'anima? Si è frizzato tutto.